Ferragosto si avvicina, quali saranno i vostri programmi? Ferragosto penso che torniamo alla base, noi siamo di Roma, siamo qui in villeggiatura a Pesaro, veniamo spesso a Pesaro, però penso che passeremo il Ferragosto a Roma per poi fare magari un'altra settimanella di mare, sempre da queste parti, perché ci piace molto il mare, ci piace la gente, l'ambiente, molto divertente. Com'è andata la vacanza qui a Pesaro? È una sicurezza, ormai Pesaro per noi è una sicurezza, abbiamo un bambino piccolo di 5 anni, si diverte, ha degli amici, quindi veniamo ogni anno e ci troviamo sempre molto bene. Ma pensiamo di stare qua al mare, mangiare al mare, stare fino a sera, di solito facciamo così a Ferragosto. Si avvicina il lungo weekend di Ferragosto, quali sono i programmi per i prossimi giorni? I prossimi giorni lontani dal mare a Ferragosto, che c'è troppa gente e quindi andiamo verso l'entroterra dove abbiamo amici che ci aspettano e andiamo a festeggiare là. Dunque niente giornata al mare? Niente giornata al mare, a Ferragosto non la faccio mai al mare la giornata perché c'è troppa gente e quindi venendoci gli altri giorni posso fare a meno e scegliere. Qual è il suo programma per il lungo weekend di Ferragosto? Sinceramente non ho nessun programma, mi faccio sorprendere da qualcosa, non saprei neanche io di cosa. Da dove viene? Sono bulgara. Perché ha scelto Pesaro per quest'estate? Abbiamo una casa qui, veniamo qualche mese nell'estate e abito a Bergamo, quindi questo è il motivo per quale mi trovo qui. Cosa l'ha colpita particolarmente di questa città? Essendo cantante lirico, ovviamente Rossini è proprio la persona che mi ha portato in questa città, ma poi è anche interessante e veniamo ogni tanto anche durante l'inverno, comunque è una città viva. Allora, Ferragosto il pesarese non va al mare, perché sapete la storia della Madonna, quindi non si può andare al mare, noi andremo in campagna da degli amici, un po' di giochi d'acqua, un picnic insieme, quindi un modo per, dai, non andare in spiaggia, però stare comunque insieme. L'idea era svegliarci il 15 mattina verso le 10-11, così belle riposate, andare per poi a fare una festa in piscina a casa dei nostri amici, dove ognuno ha messo la quota per la cena, da bere, da divertirsi insomma, per poi scendere giù a Pesaro, che è la festa in campagna, e andare in spiaggia a fare una serata. Dunque niente giornata al mare? Infatti ci stavamo pensando, la mattina sarebbe bello andare al mare il Ferragosto, però la sera sicuramente festa con gli amici a casa, in campagna, fare le grigliate. Vorrebbe, però magari la mattina anche al mare si sta. Vorrebbe dire svegliarsi alle 8 e quindi stare qualcosa come 18 ore senza dormire, però siamo giovani quindi va bene anche questo.